Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con rispetto l'entrata nel club di Natsuki e diciamo un punto di incontro fra lei e Monica. Equilibrio fra Natsuki e Sayori non mi viene in mente nulla. Riflessione potrebbe essere far crescere ancora il club, quindi diciamo Yuri che è sempre nel suo, Monica che cerca dai per favore facciamo una roba tutti assieme, e amor proprio è un punto proprio di distacco. Natsuki, Yuri, a lei piace i manga, a lei piace i libri, però a un certo punto si incontreranno, ti voglio bene anch'io. Equilibrio parte 1. Vuoi iniziare questa storia secondaria? Avanti. Natsuki. Mentre Natsuki gira e rigira i suoi manga sugli scaffali del ripostiglio, Sayori si avvicina da dietro e l'abbraccia sorpresa. Cosa? Ciao. Ciao! Il club letterario ha preso slancio da quando Natsuki è entrata a farne parte. Inclusa lei, il club vanta 4 membri: Sayori, Natsuki, Yuri e Monica. Ogni ragazza ha avuto un giorno da protagonista in modo da poter condividere i suoi propri gusti letterari con le altre. Natsuki è stata la prima e ha condiviso la sua passione per i manga. Poi Sayori ha parlato del suo amore per la poesia e di come anche lei si cimenti nella scrittura. Monica, che ha gusti letterari molto vari, ha deciso di concentrarsi sui racconti brevi. Infine Yuri è riuscita a parlare della propria ossessione per il genere fantasy con un po' di incoraggiamento da parte di Sayori. Dai, vai! Dopo questa settimana di presentazione, Monica ha deciso di concedere alle ragazze un'altra settimana per esplorare a piacimento i reciproci interessi letterari. Sayori, che finora ha passato molto tempo a divorare i libri fantasy di Yuri, è entusiasta di iniziare a scoprire la collezione di manga di Natsuki. Oggi voglio leggere con te, dimmi quale dovrei scegliere. Ah, beh, dipende da che genere ti piace. Storie d'amore, drammi, commedie, gialli. Oh, mi piace tutto. Sayori allunga una mano, prende un libro a caso dallo scaffale e ne scruta la copertina. Ma questa ragazza è mezza nuda. Non credo che quello ti piacerebbe. Presa dal panico, Natsuki strappa il volumetto dalle mani di Sayori. Poi lo rimette sullo scaffale più nascosto. Via! Ok, beh, se non hai preferenze, iniziamo da qualcosa di facile e coinvolgente. Molti di questi manga diventano davvero belli solo dopo qualche numero, e credo che sia un impegno un po' troppo gravoso per qualcuno che non conosce bene i manga. Oh no, ce la faccio, dopotutto ce l'ho fatta anche con i libri di Yuri. Beh, io sono più premurosa di lei, anche se devi avere una soglia di attenzione davvero alta se sei riuscita ad orientarti sui libri fantasy. Oh no, ho la soglia di attenzione di una ciambella. Ma voglio bene alle mie amiche, fare di tutto per loro. Ok, come vuoi, scegliamo qualcosa che vada bene anche per una ciambella. Non ho detto che sono una ciambella, ho detto che ho la soglia di attenzione di una ciambella. Oppure volevi dire che sono tanto dolce? Oh, sei davvero carina. No, come sei arrivata a questa conclusione? E non chiamarmi così. Ciambella? No, carina. Oh, e perché? Non mi piace e basta, non c'è motivo. Natsuki prende un libro dallo scaffale e chiude le porte del ripostiglio. Se qualcuno ti chiede di smetterla, falla e basta, perché non lo capisce nessuno? Mi dispiace, non volevo ferirti. No, scusa me, non è colpa tua. Natsuki scuote la testa e avvicina una seconda sedia al suo banco. Pensavo ad altro, non volevo arrabbiarmi così all'improvviso. Natsuki distoglie lo sguardo e borbotta a bassa voce. Tu sei, beh, sei una persona gentile, non parlavo di te. Però ho imparato una lezione preziosa. Anche Sayori parla a bassa voce, intimidita dopo aver ricevuto quel complimento inatteso. Beh, comunque, ecco il libro, inizia pure a leggerlo quando vuoi. Di cosa parla? È una commedia più o meno, ma ovviamente parla anche d'amore. Sayori guarda il titolo, si chiama Amore vuol dire fortuna. Parla di una ragazza che continua a imbattersi negli stessi ragazzi e poi si scopre che... Beh, leggilo e lo scoprirai. Però poi devi dirmi di cosa ne pensi. Credo di sapere per chi prenderai una cotta tra i personaggi del libro. Che buffo se indovino. Una cotta? Non credo che... Ah, lascia stare. Non preoccupiamoci per ora. Fammi solo sapere cosa ne pensi. Oh, ok. Allora inizio. Ehi, magari domani possiamo parlare anche un po' di poesia. Oh, sì, magari sì. Ma non vuoi finire prima questo? Sì, ma possiamo fare entrambe le cose. Se però la poesia non ti piace, lasciamo stare, non ti costringo mica. No, è solo che... lascia perdere, ci penseremo domani.
Una volta conclusa la riunione, Natsuki e Yuri se ne vanno. Monika inizia a parlare con Sayori. Ho visto che hai convinto Natsuki a prestarti alcuni dei suoi manga. Voglio che diventiamo davvero amiche. È sempre così entusiasta ed estroversa. Starei sempre ad ascoltarla parlare. È proprio che... mi avrà chiesto di non dirlo a lei e di non dirlo proprio a nessuno. Di non dire cosa? Niente, io sono una ragazza di parola. Ma Natsuki è una ragazza carina. Oh, l'ho detto. E che problema c'è? Non lo so. Ma sai, c'è una cosa che mi preoccupa un po'. A volte temo di non piacere molto a Natsuki. Oh, ma è ridicolo. Cosa mi ti viene in mente? Beh, cioè... sono piccoli segnali. Per esempio il fatto che mi saluta solo dopo che l'ho salutata io. E mi sembra che stia volentieri con me solo quando parliamo di manga e altre cose che le piacciono. Mi tratta con un po' di... sufficienza. Ha fatto così quando ha parlato di poesia. Sì, ma questo non significa che tu non le piaccia. Magari è solo timida, no? Forse. La mia testaccia stupida mi fa preoccupare per niente. Lo fa sempre. Tranquilla, non preoccuparti troppo. Andrà tutto bene. Ma se hai dei problemi puoi sempre parlare con me. Sono qui per aiutarti. Sei la migliore. Sayori dà un breve abbraccio a Monika. Beh, continuerò a provare perché le voglio bene e voglio essere vicina a lei. Ce la farai. Oh. Alla successiva riunione del club, Sayori è sempre l'ultima ad arrivare. Trotterellando nella stanza, vede Natsuki seduta da sola accanto al ripostiglio, intenta nella lettura del suo manga. Senza esitare, Sayori avvicina una sedia e si accomoda proprio accanto a Natsuki. Ehi là, ciao, che leggi? Posso leggere con te? Natsuki allontana il libro da Sayori. Non puoi iniziare da metà, ti rovini la trama. E poi, che fine ha fatto quello che ti ho dato ieri? Scusa, ero solo curiosa. Beh, comunque è una vita che aspetto che esca questo volume. È arrivato proprio ieri, quindi... Oh, ma che bello. Allora ti lascio la tua lettura. Ah. Però posso sedermi accanto a te? Ah, certo. Sayori si siede accanto a Natsuki, poi estrae un foglio di carta bianca. Natsuki legge in religioso silenzio, interrotto solo dal lieve rumore delle pagine voltate. Anche Sayori è silenziosa. Dal suo lato proviene solo lo scorrere sommesso della penna sul foglio. Il tempo passa, il foglio di Sayori è pieno di scarabocchi, i margini sono affollati da disegni e ometti stilizzati. Natsuki sospira profondamente e chiude il volumetto. È finito? No, ma è un buon punto per interrompere. Mi gira un po' la testa, meglio se faccio una pausa. Natsuki si stiracchia le braccia. Non è che ti annoi? No, no, stavo scrivendo. Ah, oh, ho visto tutti i disegnini e ho pensato che ti annoiassi. Ah no, questi li disegno quando penso e cerco di ispirazione. Sono tutti miei amici. Questo è triste perché adora il cielo notturno, ma si vergogna a guardare le stelle in pubblico. Ha paura che la gente pensi che è un po' stramba. E questa ha problemi di schiena, ma i dottori non riescono a venirne a capo. Ma che diavolo, sei tu la stramba. Vuoi leggere la poesia a cui sto lavorando? Ah, direi di sì. Sayori passa il foglio a Natsuki. Mentre legge la poesia, Natsuki aggrotta le sopracciglia. Ah... Natsuki restituisce il foglio a Sayori. Non ti fa un po' strana impressione di condividere tutti i tuoi pensieri e sentimenti con gli altri? Cioè, le tue poesie sono molto personali. È un difetto? No, no, solo un'osservazione. Io credo che le persone possano avvicinarsi se trovano un modo di esprimere i propri sentimenti. Beh... Natsuki fa per protestare, ma non trova le parole. Non credi che dipenda più dagli amici che si hanno? Non saprei, ognuno la pensa come vuole, ma io non me la sono mai sentita di leggere a qualcuno le mie poesie. Non è colpa tua, è che sono fatta così e... Scrivi poesie? Non me l'avevi mai detto, pensavo che scrivessi cose di altro genere. Sì, anche, ma... Dovresti... Cioè, te la sentiresti di farmela leggere? Come dicevo, non ce la faccio mai, ma... Possiamo parlare d'altro? Mi dispiace. Non è colpa tua, mi mette a disagio, non posso farci niente. Mi dispiace comunque, non c'è problema. Dai, passiamo a qualcosa che non ci metta a disagio. Dovrei proseguire il libro che mi hai prestato, sono ancora indietro. Ok. Nei giorni successivi Sayori inizia ogni riunione del club salutando Natsuki con entusiasmo incrollabile. E Natsuki! Natsuki! E lei è totalmente a disagio. Ciao Natsuki! Hai rotto i coglioni! Al termine di una riunione, Monika, che ha preso a cuore la missione di amicizia di Sayori, inizia un'innocua conversazione con Natsuki mentre prepara lo zaino. Sono felice che tu abbia avuto tempo per stare con Sayori. Era molto emozionata all'idea di leggere manga con te. Sì,
Anche tu sei contenta di poterli condividere con lei, vero? Sì, sì, più o meno. Eh? Natsuki si lancia un'occhiata alle spalle, ma non dice altro. A che pensi? Niente, è che non mi piace sparlare di qualcuno. Oh. Natsuki tace, ma anziché proseguire con quello che stava facendo, si guarda attorno nervosamente, come se volesse dire di più. Se vuoi dirmi qualcosa va bene, ma sparlare è un'altra cosa. Forse sì, ma io odio quando la gente parla alle mie spalle, quindi non lo faccio mai con gli altri. Monica le rivolge un sorriso radioso. Sei molto premurosa. Grazie, ma non so se sia il caso. Puoi fidarti di me. Natsuki rimane in silenzio per un po', sempre con aria tesa. È che a volte mi sento un po' soffocata. Conosco a malapena Sayori, eppure mi sta sempre addosso. Non ci sono abituata. È divertente stare con lei, non dico di no, ma... io ho i miei ritmi, non posso incontrare qualcuno e diventare subito la sua migliore amica, condividere i miei sentimenti più segreti. Non funziona così. A volte vorrei solo rilassarmi un po'. Oh, non me ne ero resa conto. Non c'è problema, perché avresti dovuto? Beh, lo so, ma mi dispiace, conosco Sayori. Avrei dovuto capirlo. Monica avverte un leggero senso di colpa. Dopotutto è sempre stata lei a incoraggiare Sayori col suo comportamento. Pur non essendo a conoscenza della situazione, Monica non può non sentirsi responsabile. Anche se non ce n'è veramente bisogno, però. Vuoi che gliene parli? No, preferirei di no. Beh, potrei, non so, assegnarle un'altra attività del club in modo da lasciarti un po' di libertà. No, no, sarebbe un sotterfugio meschino. Scusa, ho parlato a Vanvera. E poi mi sono solo lamentata, non ti ho chiesto di risolvere i miei problemi. Hai ragione, mi dispiace. È che ho sempre l'impulso di voler risolvere i problemi, anche se nessuno me l'ha chiesto. Non c'è problema. Ne parlerei con Sayori, ma ho paura che creerebbe un grande imbarazzo. Se glielo dicessi, poi lei avrebbe sempre paura di disturbarmi. Non so come mantenere un rapporto naturale con lei. Beh, secondo me, se riuscissi a esprimere bene quello che pensi, lei capirebbe. Sayori è pronta a tutto per fare felici gli altri. Credo che le farebbe piacere sapere che vuoi migliorare la tua amicizia con lei. Forse. Mi sembra stupido dire a qualcuno come deve esserti amica. È strano, sembrerò un'imbranata. Monica fa le spallucce. È il club letterario. Poi mormora, soffocando una risata. Non il club di disimbranati. Ehi! Scusa, mi faceva ridere. Senti, so che sei in una posizione difficile e che ti pesa esprimere i tuoi sentimenti, ma mi hai dimostrato di avere grandi capacità di autoanalisi e di pensiero critico, anche se a te non sembra. Secondo me queste sono le doti più importanti per orientarsi in situazioni simili, quindi credo che saprai scegliere la cosa migliore da fare. Beh... istintivamente Natsuki fa per esprimere il complimento, ma non trova scuse per farlo. Grazie. Natsuki raccoglie le sue cose, poi conclude il suo pensiero borbottando. E sono comunque contenta di essere entrata nel club, anche se a volte è un po' strambo. Monica sorride, ma Natsuki si volta ed esce senza aspettare una risposta. Natsuki ha scelto un modo insolito per esprimere il suo apprezzamento, ma Monica ha capito che cosa intendeva. Adesso Monica è davvero convinta che tutto andrà bene. Fine capitolo. Ah, lo sapevo. Mi pare un po'... questo sì, è stato un filo un po' più veloce delle altre storie. Abbiamo sbloccato solo una nuova canzone e nient'altro. Giusto per vedere, siamo all'82% del gioco. Continuiamo con Equilibrio 2. È ora di pranzo. Sayori, che non porta mai il pranzo da casa, si sta dirigendo a mensa come ogni giorno. Abilissima nell'estranirsi dal resto del mondo, Sayori non fa caso al chiacchiericcio e alle risate degli altri studenti. La sua immaginazione, però, viene interrotta dalla familiare visione di una chioma di capelli rosa. Vedrà le amiche di Natsuki o interromperà il discorso con le amiche di Natsuki e quindi loro parleranno male di Sayori, mettendo in imbarazzo Natsuki? Oppure Natsuki non avrà da mangiare? Le opzioni sono tante e tutte valide. Ehi, hey, è Natsuki! Non mi capita mai di incontrare altri membri del club in giro per la scuola. Natsuki! Sayori si alza in punta di piedi, salutando con la mano. Sulle prime Natsuki, che sta chiacchierando con le sue amiche, non si accorge di Sayori. Poi lancia uno sguardo nella direzione di Sayori, che la saluta con entusiasmo. Seguendo le sue amiche, Natsuki sgattogliola via dietro l'angolo. Ehi! Hey. Mi ha vista, ne sono sicura. Che verso che mi è uscito.
Monica è la prima ad arrivare alla riunione, seguita da Natsuki. Sayori, che ha visto attraverso la finestra che Natsuki è già dentro, non trova il coraggio di entrare. Arriverà Yuri. Che cazzo fai qua fuori? Natsuki è stata gelida con me. Credevo che volesse fare amicizia. Che stupida sono stata. Pensava soltanto a condividere i suoi manga. Ma a parte questo non le piaccio neppure. Forse è meglio se oggi vado a casa. Eccola, la MVP della giornata. Scusa, pensi di entrare? No. Perché? Sono affranta, non vedi? Oh. Beh, scusa se ti ho disturbato, ciao. No, non mi lasciare. Oh, ok, allora, allora resto. Non voglio entrare, ho paura di disturbare Natsuki. Oggi l'ho vista a pranzo, perciò l'ho chiamata e salutata, ma lei ha finto di non vedermi e se l'ha svignata. Davvero? Sayori, non è che sei un po' un peso al culo? No, non si fa, non si dice. Niente male. Ehi! Scusa, era una battuta. È che mi è sembrata una reazione stupida che potrei avere io a causa dell'ansia. Ansia? Beh, sì, non mi piace quando qualcuno richiama l'attenzione su di me. Oh, beh, ha senso. Tu sei fatta così. Ma Natsuki non è affatto timida come te. Pensavo che fossimo amiche. E invece mi sembra che ogni giorno si allontani da me sempre più anziché avvicinarsi. Credo che passasse del tempo con me nel club solo perché leggevamo i suoi manga. Ma in realtà dubito che voglia essere mia amica. Ok, mi manca gran parte del contesto. Stava facendo qualcosa quando l'hai chiamata? No, camminava con le sue amiche, tutto qui. Con le amiche. Yuri si interrompe per un attimo. Come posso spiegarmi per farmi capire da una ciambella? Sayori, tu vuoi bene le tue amiche, vero? Vuoi sempre passare del tempo qui insieme a loro? Certo, non c'è niente di più importante per me. La parte migliore della giornata è quando sono con le mie amiche. E poi detesto stare da sola, quindi... Detesti stare da sola? Sayori annuisce. Siamo persone molto diverse. Io adoro i momenti in cui sono da sola. Non li cambierei con niente al mondo. Quindi penso... Beh, se io bramassi un po' di solitudine e scoprissi che la mia solitudine è minacciata dall'interruzione, non credo che sarei molto contenta. Sì, ma questo non c'entra niente con Natsuki. Era già insieme alle sue amiche, non voleva stare da sola. Invece io credo che c'entri. E beh, nel club siamo tutte amiche, ma abbiamo anche la nostra vita fuori dal club. Se ci pensi... Fare nuove amicizie non è un evento semplice e casuale che si verifica ogni giorno. Un'amicizia è un invito a intrecciare le proprie vite, ma non tutte le persone sono pronte a farlo nella stessa misura e allo stesso modo. Ci sono amiche che vogliono solo divertirsi un po' insieme e altre che parlano ogni giorno e condividono solo ogni dettaglio delle proprie vite. Credo che quando si instaura un'amicizia sia importante non mettere a disagio l'altra persona. Noi non sappiamo molto della vita di Natsuki fuori dal club. Forse lei preferisce fare amicizie secondo i suoi ritmi, anziché gettarsi a capofitto in un rapporto stretto. Ma quindi vuol dire che la stavo infastidendo davvero? Io volevo solo essere una buona amica e quindi la trattavo come tale. E invece stavo facendo del male. Questo non lo so, mi dispiace. Il mio discorso era basato solo su ciò che io so di me stessa. E io e Natsuki siamo completamente diverse, quindi... Perché sono stata così egoista? Anche se quello che dici fosse vero, questo significherebbe comunque che l'ho ferita. Ho fatto un disastro. Yuri, quando io e te siamo diventate amiche, credo di essere stata molto attenta nel capire i tuoi bisogni. Ma non sono stata affatto attenta con Natsuki, perché mi sembrava così socievole. Ho voluto prendere il controllo di tutto anziché cercare un giusto equilibrio. Titolo della puntata. E ora l'ho ferita e lei non mi vuole parlare. Come ho potuto farle questo? Sayori, io penso che... Beh, una volta mi hai detto che tendo a deformare la realtà nella mia testa. È facile saltare subito alle conclusioni peggiori, ma la cosa più probabile è che Natsuki non covi alcun rancore nei tuoi riguardi. Quindi penso che se dovessi considerare realisticamente la situazione e le conseguenze che essa può avere sulle persone, non sono brava con queste cose, scusa. Sei molto più brava di me a rassicurare e consolare gli altri. All'improvviso Sayori abbraccia Yuri con delicatezza. Sei la migliore, Yuri. Mi dispiace averti gettato addosso tutto questo peso. Ti sforzi davvero di aiutarmi. Sei un tesoro. Stavo solo... Non è un peso.
Mi piace ascoltare gli altri. Tutte le mie amiche meritano di essere felici. Sayori sorride raggiante. Beh, credo che darò un po' di spazio a Natsuki. Deve essere libera di fare ciò che vuole. E se vorrà ancora essere mia amica, allora imparerò a capire i suoi bisogni e a rispettare i suoi limiti. Sì, credo che sia la cosa migliore. Vorrei non sentirmi così in colpa. Mi sento disperata, come se dovessi rimediare al mio errore cercando di far felice Natsuki. E non è di questo di cui ha bisogno. Devo ripetermelo. Fa male, ma forse significa che devo ancora crescere. Voglio davvero crescere come persona. Se mi aiuterà a far stare meglio le mie amiche, lo voglio tantissimo. Sei molto matura, Sayori. Sono matura. Sayori saltella sulle punte dei piedi. Allora, cos'hai deciso? Tornerai a casa? Sayori scuote la testa. Devo restare qui a mostrarle che rispetto i suoi spazi. Oggi passerò il mio tempo al club da sola. Yuri annuisce in senso di approvazione. Entra pure tu per prima. Ok. Stai bloccando la porta. Ah! Sayori si fa da parte. A proposito, prima che Yuri entri nel club, Sayori la ferma. Hai detto che tu e Natsuki siete diversissime, ma io non credo che sia vero. Anzi, credo che siete molto simili da molti punti di vista. Yuri sorride e scuote la testa. Sayori, è assurdo. Sei proprio sciocchina a volte. Io me la immagino, sei proprio sciocchina. Yuri si volta ed entra in classe. Dopo un istante, Sayori la segue. Sei stupidina. Bip. L'aula è silenziosa. Quando Sayori entra, Natsuki le lancia un'occhiata. Sayori sorride e saluta rapidamente Natsuki con la mano. Poi si siede in un altro capo dell'aula. Yuri ha già affondato il naso nei libri. Sayori decide che la cosa migliore è proseguire con il manga che stava leggendo. Quindi lo tira fuori. Però sembra che oggi Natsuki non stia leggendo. Davanti a sé ha un foglio di carta. Lo fissa intensamente, tamburellando la penna sul banco. Oh, oggi scriviamo. Monica parla a bassa voce per non disturbare la quiete dell'aula. Si accovaccia accanto al banco di Natsuki. Ehi! Natsuki avvicina a sé il foglio e lo copre con le braccia. Non mi guardare! Scusa, non volevo sbirciare. Vabbè, volevo solo controllare come andavano le cose. Non c'è problema. Natsuki risponde in tono sbrigativo. Lancia un'occhiata a Sayori, che è concentrata sul suo manga. Monica segue lo sguardo di Natsuki. Credo che ce l'abbia con me. Perché? Ora ho da fare, ne riparliamo. Monica ammutolisce. Natsuki torna a fissare il suo foglio. Allontana la mano dal margine superiore, permettendo a Monica di leggere la prima riga. Dice a Sayori. Monica capisce e sorride. Appoggia la mano sulla spalla di Natsuki e sorride e sussurra dolcemente. Sono fiera di te. Natsuki distoglie lo sguardo, ma non allontana la mano di Monica. Monica stringe per un attimo la spalla di Natsuki, poi si rialza e si allontana. Gli spezza la spalla. La riunione del club giunge al termine. Yuri se n'è già andata. Anche Monica è uscita, dopo essersi assicurata che Sayori e Natsuki non attardassero troppo nell'aula. Sayori era decisa a finire il suo volumetto prima di andarsene, dato che era quasi arrivata alla fine. Scusami, e quanto ci sta mettendo a leggere? Allora, non so se ha cambiato volume tra una parte e l'altra, però in teoria penso di sì. Però, scusami, anche durasse un'ora il club, metti tanto 2 ore, ma io per esempio in un'ora un manga ne ho fatto fuori 1.5 almeno. Se è lungo come Berserk magari ci metto un'ora solo per quello, ma 40 minuti toh. Tra l'altro, se a qualcuno interessa, devo leggere il numero 31 di My Hero e il numero 28 di Berserk ancora. Ma con Natsuki ancora nell'aula per chissà quale motivo, ora c'è una strana tensione nell'aria. Dopo aver finito il volumetto, Sayori va a rimetterlo nel ripostiglio. Lo poggia sullo scaffale, sotto lo sguardo di Natsuki. Poi Natsuki si alza, prende il manga e lo rimette al posto giusto. Scusa, non sapevo dove metterlo. Non c'è problema. Le due restano in silenzio, senza guardarsi. Ed è così che si baciarono. Sembrano sul punto di parlare, ma nessuno riesce a dire una parola. Restano così per un istante. Beh, io vado. A domani. Sayori si volta per nascondere la sua espressione addolorata, poi si allontana. Ormai non ci sono dubbi. Natsuki non vuole proseguire quell'amicizia. Sconfitta, Sayori esce dall'aula del club. In corridoio, Sayori fa un respiro profondo e si preme i palmi delle mani contro le guance per riordinare i pensieri. Di colpo, Sayori sente la voce balbettante di Natsuki alle sue spalle. Natsuki. Sorpresa, Sayori si volta e si trova faccia a faccia con Natsuki. Oh,
Ma che bella immaginetta questa! Sembra che da un momento all'altro deve confessargli i suoi sentimenti e darle una lettera d'amore. Anche se effettivamente una lettera gliela sta per dare. Natsuki sembra molto nervosa, continua a parlare con voce tremante. Oh, ho tante cose da dire. Anch'io. Ma mi piaceva un sacco la faccia di Sayori così. Oh, era bellissima. Ma prima di tutto, Natsuki si morde il labbro, non riesce a stare ferma. Beh, innanzitutto, si interrompe, incapace di proseguire. Sforzandosi di continuare a parlare, Natsuki sbatte i piedi per terra, facendo lievi saltelli. Mi dispiace perché mi sono comportata a pranzo. E scusa se sono sgarbata ultimamente. È molto difficile per me, cioè, voglio dire, non sono brava nelle cose che mi mettono a disagio. Specie quando si tratta di sentimenti, di cose così. Guarda, sta per confessare i suoi sentimenti. Allora, col viso paonazzo, Natsuki ammutolisce di nuovo. Anziché proseguire, porge un foglio di carta a Sayori. Oh, una poesia. Il posto migliore del mondo. Amo la mia camera. È piena di cose morbide e colori vivaci. La luce del sole la inonda e fa brillare tutto. È il posto migliore del mondo. Custodisce tutti i miei tesori. I miei libri, le mie collezioni, i miei ricordi. Tutti i miei sogni sono nati in questa stanza. È il posto migliore del mondo. Custodisce tutti i miei segreti. Tutti i miei fallimenti, le mie paure, i miei pensieri. A volte sembra così fragile che la porta potrebbe sgretolarsi al minimo tocco. Non so perché ho detto sgretolarsi al posto di rompersi, però ci stava bene. Ma è ancora il posto migliore del mondo. Ma quando qualcuno bussa, mi spaventa. Puntella con le mani i cardini allentati. Non ti rompe, non entrare, non sono pronta. È il mio posto migliore del mondo. Non sono pronta a condividere il mio posto preferito. Devo ripulire i miei segreti e rifare il letto per nascondere gli incubi. Devo toccarli per metterli via, vederli di nuovo. Ho tanto da fare e ho paura, non sono pronta. Ma è ancora il mio posto preferito. Voglio ancora condividerlo. Pertanto che ci voglia, se aspetti paziente, prima o poi aprirò la porta e ti mostrerò il posto migliore del mondo. Oh, è una poesia. Ma che bellina con lei con le guanciotte rosse. Ma io pensavo che... Beh, mi sono fatta forza per fare pace con te. Ma che bellina. Quindi spero che tu sia contenta. Per favore. Sayori sorride, un sorriso largo e radioso che nasce dal profondo del cuore. Sono più felice di quanto riesca a dire. Mi sento orribile, ma sono davvero felice che tu abbia fatto tutto questo per me. In realtà, già prima della riunione di oggi mi ero resa conto di aver fatto un errore. Ero così concentrata sull'idea di avvicinarmi a te che ho dimenticato di pensare a quello che volevi tu e al fatto che probabilmente abbiamo modi diversi di fare amicizia. Riguardo all'amicizia, cioè, va bene così, ti capisco, non hai bisogno di costringerti a parlare. Che bel sorriso. Con la tua poesia mi hai detto tantissimo, quindi non ti sforzare se non sei ancora pronta, ok? Natsuki annuisce. Non devi pensare di aver sbagliato, è stata colpa mia e ti chiedo scusa. Oggi non ero affatto arrabbiata con te, anzi mi sentivo in colpa e volevo darti spazio. Pensavo che è stupido starti così addosso, che dovrei lasciare che sia tu ad avvicinarti quando ti va. Mi basta che tu sia a tuo agio, d'ora in avanti ti rispetterò, le amicizie devono sempre iniziare così, con il giusto equilibrio. Oh, Natsuki annuisce di nuovo. Una cosa, eh? Beh, anche io non voglio sentirmi obbligata ad avvicinarmi a te ogni volta. Voglio che sia equilibrato, come hai detto tu. Sayori annuisce. Ti capisco, allora faremo così. Beh, comunque, ora dammi un bacio. Ora le due hanno trovato un terreno comune. Per Natsuki è più facile parlare più liberamente. Non è che adesso ti farò leggere le mie poesie tutti i giorni, ma mi farà piacere farlo una volta ogni tanto, solo le più belle. Quindi sarà meglio che ti piacciono, potrei cambiare idea. Mi piace tutto quello che fai, Natsuki. Io dicevo per dire, ma la cosa più importante è che devo parlarti del mio nuovo fidanzato. Ah, quello del manga. Aspetta, voglio indovinare chi è. Non lo indovinerai mai. Le due camminano insieme lungo il corridoio. Oddio, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Ah, voi avrei dovuto vedere la tua reazione al colpo di scena degli ultimi due capitoli. Oh, volevi godertelo insieme a me? Che cosa carina. Ah, sta zitta. Secondo me ti piaceva quello biondo. No, gli piaceva quello castano, lo so io.
Allora, vediamo l'immagine. Ah, giusto, aspetta. Abbiamo una di Natsuki. Oh, caruccia. Non faccio così. Sicuramente la prossima è una di Yuri, perché manca solo... Oh, aspetta. Completa la storia secondaria equilibrio 2. Ma che bello. Quindi la prossima è sicuro Yuri. Abbiamo sfinito gli sfondi base. Ci manca solo Yuri. Di poesie abbiamo ottenuto quella di Natsuki. Ci manca probabilmente una di Yuri o di Monica, non so. Questa è l'ultima di Natsuki, ok? Ho chiamato la mia penna. Ho chiamato la mia penna, espressa dell'espressione. Con a bordo le mie emozioni, un biglietto per arrivare a te. Nessuno spazio per gli scivoloni, nessuna bugia. Nessuna fermata intermedia, nessun compromesso. Stazioni che sfrecciano altre. Assistenti di bordo che salutano. Un biglietto per arrivare a te. Per favore, grazie. Prendi delle cuffie e sonnecchia. Il treno non dà scossoni, soltanto il mio cuore rimbomba. E ci sono cerchi nelle mie lettere e nuvolette nel cielo. E sogni nei tuoi occhi. Ehi, svegliati, il treno è arrivato. L'espresso per espressione con destinazione te. Ciuf ciuf. Madonna, che carina, bellina. La prossima allora è sicuro di Yuri. Ottieni tutte le poesie di Sayori, tutte quelle di Natsuki, tutte quelle di Monica. Quindi per forza una sarà di Yuri. Di sfondi ce ne mancano ancora, anzi, di immagini ce ne mancano ancora 4. E di poesie segrete ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. E purtroppo queste per ottenerle tutte devi rifare molte più volte sperando nell'RNG che ti escano tutte. Mentre degli sfondi ce ne manca una sola, ma credo che l'abbiamo già vista l'immagine in realtà. Penso che sia... quella della macchinetta, quella lì per le merendine, accanto a un paio di scale. Immagini segrete le abbiamo tutte, ci mancano solo quelle promo. Ci mancano solo due di quelle promo. Oggi neanche però un messaggio di posta, strano. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!